intanto abbiamo messo un ulteriore passo, diciamo il secondo, perché il primo è stato l'udienza preliminare, questo è un secondo passo, quindi noi siamo, diciamo, ci aspettavamo queste condanne, queste richieste di condanne, perché chiaramente dopo 7 anni di carte, di periti, di avvocati che hanno parlato, e le ultime requisitorie non potevano essere così. Certo è che siamo al primo passo, anzi il secondo come ho detto prima, e chiaramente è tutto da venire col fatto stesso, poi non ci scordiamo della prescrizione. La cosa che ci ferisce o mi ferisce personalmente è il fatto che mentre qua stavano chiedendo la condanna di 16 anni a Mauro Moretti, lui era al Quirinale a ritirare nuovamente un altro premio. Questa è la cosa che ci ferisce ulteriormente, vuol dire che in questo paese ancora non si è capito nulla. È quella battaglia che noi stiamo facendo da 7 anni, che stiamo parlando di sicurezza, perché in questo processo si è parlato soprattutto di sicurezza ferroviaria che non c'è, e le condanne e la richiesta di condanna, e adesso aspettiamo poi chiaramente la fine del primo grado, ma dimostrano ampiamente questo.